Manu. Siamo nella processione del Cristo morto. Oggi è il venerdì santo, il giorno della morte di Gesù. Alla conclusione del venerdì santo vogliamo rivivere la passione sofferta da Cristo. A tutti chiediamo, con tanta gentilezza, e speriamo di essere corrisposti, un grande silenzio. Nessuno dovrebbe disturbare il silenzio della processione. O si prega, o si medita, e si sta in silenzio. Grazie. La processione si svolge lungo il perimetro delle mura cittadine, lungo il percorso, alcuni quadri viventi sottolineeranno i momenti più significativi e più importanti della passione di Gesù. La processione è aperta delle martorelle, che con il loro stridio ci ricordano l'inizio e il passaggio della processione e ci invitano al raccoglimento e alla preghiera. Via, don Dario, vai. Partano le martorelle. Allora, avanti, avanti le martorelle. Segue un gruppo di giovani che sventolano le palme, che ci ricordano il trionfo di Gesù, la Domenica delle Palme, accostato alla passione e alla morte, dallo splendore della gloria alla crocifissione. Signore, una grande croce, la chiamiamo il crocione, la croce su cui verrà crocifisso Gesù. E a misura d'uomo, Gesù sale sulla croce per i nostri peccati. Sfila la cavalleria dei Romani. Dietro la cavalleria, Barabba, l'uomo graziato da Pilato al posto di Gesù. Thank you.
Pesa un cambio. Sai come va? Pietro Barabba. Gesù con la croce sulle spalle, scortato dai soldati. Le donne fanno le mette da una parte. Fare la croce sul Calvario. Adesso parlando con la porta di San Giusto. La porta di una volta che passati. Che saranno crocifissi uno a destra e l'altro a sinistra di Gesù. Uno che si commette e diventa buono, l'altro purtroppo non si commette. Segue la turba, il popolo che occhieggia curioso, contento, piangente, secondo i sentimenti dell'animo e le convinzioni che si porta dentro. Arriva l'aristocrazia, la corte, i rappresentanti legali, il rappresentante, lo scriba che porta la legge, sfilano adesso i simboli. L'angelo del Getsemani che rega in mano un calice a significare il dolore dovuto sopportare da Gesù. Un soldato mette lo schiaffo a Gesù e porta su un massoio una mano, che rinnegò Gesù per tre volte e si pentì al canto del gallo e porta in mano il gallo. Seguono anche altri simboli della passione, la colonna della crocifissione, la scala per salire sulla croce, la turba. L'angelo del Cristo morto, la Madonna, le penitenti con lei. Dietro, devotamente, chi vuol seguire la processione. Thank you.
Belli questi costumi. Anna?
attenzione per terra, si passa, si attenta. Guarda un po', mamma, al di qua devi guardare le guanti. A parte lì adesso si può pure rimanere. Lì ci affondi. Vedi, sì. Perché della davanti, guardate dove sono passati.